Benvenuti alla 28ª parte di Suikoden Tierquist. Ora, quello che dobbiamo fare è cercare il portale di Kougar. Però è un compito molto, ma molto facile, perché se non sbaglio dovrebbe essere qui. Vero? Trovato! È qui! Sì, questo è il posto, ne sono sicuro. Siete pronti tutti e due? Pronti? Sì. Ok, quindi entro anch'io. Vabbè, in effetti dobbiamo salutare Kougar. Dovresti riuscire a tornare nel tuo mondo attraverso questo portale, Kougar. Beh, allora Jerak, aspetta, ho un'idea. Un'idea? Lascia che prima ci provi io. Cosa? Ma non pensi che... Rilassati, starò bene, non succederà niente. Riusciamo forse ad entrare da questo passaggio? Oh cielo! Ma sta bene? No, non ci riusciamo. Eh? Jerak! Ah, non va bene neanche qui. Pensavo che stavolta avrebbe funzionato. Ah, capisco. Stavi provando a vedere se riuscivi a viaggiare verso un altro mondo. Speravo di poter vedere con i miei occhi il mondo di Kougar. Già, peccato. Sarebbe stato bello portarti con me a conoscere il capo di Ulf. Capo di Ulf? È il tuo re? Sì, esatto. Fa un po' paura, ma è molto forte ed è un buon re. Sembra proprio da come ne parli. Mi piacerebbe incontrarlo. Ma sembra che non riuscirò a passare attraverso questo portale. Forse un giorno ce la farò e il tuo mondo sarà il primo che visiterò. È meglio che vinciate la vostra guerra prima che io arrivi, d'accordo? Beh, non saprò come va finché non ci proverò, eh? Già. Non rubarmi il motto, Kougar. Farò del mio meglio e quando la guerra sarà finita tornerò a trovarvi. Affare fatto. Abbi cura di te, Kougar. Buona fortuna. Grazie, siete stati tutti molto gentili. Ma ti pare. Salutate anche gli altri da parte mia. Ci vediamo. Ciao. Ah, ok, e Kougar è andato. Se n'è andato? Ah, tornerà presto, non vi preoccupate. Penso che tu abbia ragione. Kougar lascia il gruppo, Otupa non è più un compagno. Ok, perfetto. E adesso? Ehi, Jerak! Che c'è, Liu? È successo qualcosa? Jerak, è stato davvero un ottimo lavoro. Dove eravate voi? Kougar è già tornato a casa? Davvero? Ti prego di accettare le mie scuse. Le ho trattenuti io parlando della prossima fase dell'operazione. La prossima fase? Sì. Ci sono ancora i prigionieri da liberare, in effetti. Avrai saputo che i prigionieri del regno sono stati portati in un accampamento dell'ordine qui vicino? Sì, quello oltre la collina a nord. Dobbiamo salvare i prigionieri e non possiamo permettere che l'ordine abbia delle forze così vicino a noi. Quindi Lady Shai Rasta vuole radunare i soldati qui alla fortezza e lanciare un'offensiva. E vuole che ne facciamo parte sia noi che le lame del velo oscuro. Bene, ho capito. Crotegild ha già offerto il suo supporto per l'operazione. La Compagnia del Fuoco è stata fondamentale e saremo quindi onorati se voleste unirvi a noi. Che ne dici, Jerak? Ma certo, non vedo perché no. Cioè, dobbiamo andare a liberare i prigionieri, mica possiamo lasciarli così. Eccellente, vi porgiamo i nostri ringraziamenti. Voglio fare quello che posso per aiutare anche quei prigionieri. Rimanete in attesa qui alla fortezza, ci sposteremo non appena arriverà Lady Shaira. Dovrebbero volerci solo altri due o tre giorni. Capito. Dovete scusarmi, ma dobbiamo andare incontro a Lady Shaira. Non c'è bisogno per... Ah, non c'è riposo per i dannati, eh? Ah, faccio solo il mio dovere. È ora di andare, Afin. Sì, Asad. Oh, missione accettata.
Adesso che succede? Ehi, hai sentito? Sembra che Lady Shire arrivi stanotte. What the f... Non doveva arrivare tra 2 o 3 giorni. Forse sono passati 2 o 3 giorni. Ah sì, non manca molto. Gliela faremo vedere a quella feccia dell'ordine. Potrò finalmente liberare il mio fratellino. Eh? Ehi, guarda laggiù. Cos'è? Che cosa sta succedendo? Non è... Bene, lascia che me ne occupi io. Grazie, Liu. Per quanto riguarda me... Urla? What the f... Che cos'è tutta questa confusione? Andiamo a vedere. Guai in arrivo? Oh, cavolo, che è successo? Forse attaccano? È bello vedere una faccia amica! Guarda chi c'è qui! Sono felice che ce l'abbiate fatta! Ehi, che sta succedendo qui? Cerak, sono i prigionieri! I prigionieri sono tornati! What the f... Eh? I prigionieri? Vuoi dire quelli catturati dall'ordine? Sì, esatto! I prigionieri sono liberi! Ma perché? Devono aver capito che tutti i prigionieri... Quelli prigionieri li rallentavano invece di aiutarli! Ehi, alcuni di loro sono feriti. Occupatevi di loro immediatamente. Sì, signore. Cerak. Sì, lo so. Questa cosa puzza come una fogna a cielo aperto in estate. Forse quelli dell'ordine sanno che qualcosa di brutto sta per succedere qui. Non sarebbe strano. La maggior parte delle fortezze del regno è radunata... Delle forze del regno è radunata qui dopo tutto. Se ci fosse un'inondazione o un terremoto, non sarebbero più in grado di combattere una guerra. E c'è di peggio. La maggior parte di questi prigionieri è debole o ferita. Dubito che molti di loro ce la farebbero a scappare da soli. Sarebbe il caos. Pensi che sia per questo che li hanno lasciati scappare? Non ne sono sicuro, ma conoscendo l'ordine è il genere di cosa che ci si potrebbe aspettare da loro. Dobbiamo fare qualcosa! Ehi, voi! Questo posto è pericoloso! Andate via di qui! Cosa? È uno scherzo? Non ho notizie di manovre dell'ordine! Non sto dicendo questo! Qualcosa sta per succedere proprio qui! Che genere di qualcosa? Non lo so ancora! Fammi capire! Tu non sai perché, ma vuoi che tutti noi scappiamo? Che eroe, eh? L'ordine ha liberato i prigionieri perché ci teme! Questa volta abbiamo il coltello dalla parte del manico! Quando attaccheremo domani, sarà bene che tenga per te questi commenti da codardo. Wow, non ci stanno ascoltando. Che sorpresa. Ehi, aspettate, dovete credermi, siamo in pericolo qui. Cerak, non serve a niente, tanto non ci ascolteranno. Non c'è nessuno qui che possiamo convincere. Dobbiamo trovare qualcuno che i soldati ascolteranno. Asad, ti prego, fa che Asad sia ancora qui. Dai, Asad, sei... chi c'è? Cosa state facendo qui? Crodecil, ok, Crodecil è una principessa e un alleato del regno. Forse può convincerli. Ehi, voi due non potete scegliere un momento... Non potevate scegliere un momento peggiore per farvi vedere, sapete? Cosa vuoi dire? Questo posto potrebbe essere in grave pericolo. Via, veloci! Pericolo? Sì. Ah, gli stiamo spiegando tutto. Capisco. In questo caso... Lady Shira sta arrivando dalla città dei maghi. Chiediamo aiuto a lei. Eh? Se sarà Lady Shira a dare l'ordine di ritirata, i soldati dovranno darle ascolto. Crodechild, vuoi dire che credi alle nostre parole? Sì. La stessa cosa è successa quando la città di Paramond è caduta nelle mani dell'ordine. Davvero? Meruvis, dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo contattare Lady Shira al più presto. Al più presto possibile. Sì, comandante. Cosa facciamo? Andiamo con loro.
Sì, non mi sembra che Lady Shire abbia una grande opinione di Clothechild. Infatti, io voglio andare proprio per convincerla. Se glielo chiediamo insieme, forse ci ascolterà. Ok, andiamo. Dobbiamo semplicemente riattraversare il ponte, riattraversare tutta la zona? Ok, è solo una cosa di camminare allora. Wow, potevano costruire un ponte più lungo, eh? What the... Un terremoto? Ma che succede? Ah! 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 Oh, ci sono tutti i prigionieri. Ah! È inutile. Ma i soldati non può. Ah, non puoi farci niente. Non riuscirai nemmeno a entrare. Un cavolo. No! Ok, l'urlo lo fai meglio tu, eh. No, il fatto è che non posso urlare perché è un po' tardi. Oh no. La maggior parte dei soldati della fortezza non era proprio in grado. Non era proprio in grado di scappare. Ce n'erano troppi e si è formato un ingorgo ai cancelli. Altri hanno cercato di portare in salvo i feriti, ma non ce l'hanno fatta. L'ordine. Devono aver liberato i prigionieri perché sapevano che sarebbe successo tutto questo. Forse avevano qualcuno come Doga, il vecchio, che poteva percepire i terremoti. Forse possono davvero predire il futuro. Chi lo sa? Pagheranno per tutto questo. Jerak! Certo, so che la guerra può diventare davvero orrenda. Ma questo? Questo è qualcos'altro. Stavolta si sono spinti troppo oltre. L'ordine la pagherà cara. E se è così... Se è così che vogliono combattere. Jerak! Jerak, ti ho trovato finalmente. Asad? Cosa c'è che non va? Sembra che tu abbia visto un fantasma. Le lame del velo oscuro sono stati tutti arrestati e riportati alla città dei maghi. Cosa hai detto? Ma perché? Non conosco i dettagli, ma sono sospettati di un coinvolgimento nella tragedia della fortezza. Mi stai prendendo in giro? So che è molto strano e vorrei avere una spiegazione. In ogni caso dovremmo andare subito. Capito. Oh, posso aggiungere qualcuno? Va bene, sì, aggiungiamo Marika, perché è livello 24, quindi dovrebbe salire di livello. Mettiamo Erin, poi modifico un attimo la formazione. Così dovrebbe andare bene. Ah, Asad, siamo entrambi a livello 26. Che coincidenza. Beh, è abbastanza normale, non è una cosa rara da vedere, visto che i nemici a questo punto non ci danno tanta esperienza. Ok, taglio finché non sono uscito da questo maledettissimo posto. Ok, appena sono arrivato alla mappa del mondo è partita subito una scena. Quindi è il signore dei maghi che tiene prigioniere le lame. Dobbiamo andare al palazzo imperiale. Aspetta, il palazzo imperiale sarà nello scompiglio dopo quello che è successo alla fortezza di Lazza. Non dovremo aumentare il caos. Nakiled e io andremo a testare il terreno. Aspettateci alla locanda. Ma aspetta! Ah, poteva almeno ascoltarmi prima di andare via così di fretta. Penso che sia molto preoccupato per quello che è successo a Clothechild. Perché io no, secondo te? Certo, ma lui è preoccupato per lei per altri motivi. Lascia stare, andiamo ad aspettarla alla locanda. Ok, andiamo velocemente alla locanda. Dov'è? Eccola qui. E adesso? Non so, forse devo entrare in questa stanza?
Possibile, possibile. Forse devo parlare con il locandiere. È l'unica opzione che mi sembra probabile a questo punto. Sì, a quanto pare è così. Ho scoperto quello che è successo. Hai fatto in fretta? Naki l'ha indagato, ha indagato mentre veniva a prenderti. Quindi aveva già un'idea di quello che stava succedendo. Quindi come sono andate le cose? Le lame del velo oscuro sono state private delle loro armi e confinate nel loro avamposto. Quindi è vero, quali sono le accuse? A quanto pare sono stati incolpati di collusione con il nemico. Cosa? Che cosa vuol dire collusione? No, sul serio, non lo so, penso che sia complicità. Non lo so. Prima del terremoto le lame del velo oscuro sono fuggite dalla fortezza di Lazza. Si sospetta che abbiano ricevuto informazioni dall'ordine sull'arrivo del terremoto. Ma tutti sanno che non farebbero mai una cosa del genere. Crode ci è data da Shaira, da Lady Shaira, per dirle di dare l'ordine di evacuazione. Non sono scappati per il terremoto. Siamo stati noi a dirle di quello che stava succedendo. Perché non hanno arrestato noi invece? Anche a me è sembrato strano e ho fatto delle ricerche per conto mio. È improbabile che Sua Altezza sospetti delle lame. L'accusa è un semplice pretesto. Ho ragione di credere che abbia imprigionato le lame solo per averle sotto controllo ad ogni costo. Cosa vuol dire? Perché ha messo in piedi tutta questa montatura? Non ne ho le prove, ma forse vuole far ricadere su di loro le perdite che abbiamo avuto alla fortezza. Eh? Come può essere così meschino? Non è il momento di giocare a scaricabarile. Dobbiamo riunirci e organizzare un contrattacco. Non possono credere a tutto questo. Sono d'accordo con te, io stesso mi vergogno di definirmi un servitore del regno. Cosa dovremmo fare ora, Jerak? E lo chiedi anche? Dobbiamo aiutarli. Vorrei anche andare dal Signore delle Lame per tirargli un calcio dove so io, però faremo dopo. Sapevo che l'avresti detto, Jerak. A dire la verità è quello che vorrei fare anch'io. Ma diventereste nemici del regno? Non posso ignorare quello che sta succedendo. Ma ci sono molte altre cose che non comprendiamo completamente. Dovremmo prima andare a dare un'occhiata per vedere se possiamo scoprire qualcosa di più. Sì, sono d'accordo. Ah, va bene allora, andiamo. Ricorda, stiamo solo investigando, quindi niente scazzotate, d'accordo? Non ti preoccupare, non darò cazzotti a nessuno, solo un bel calcio nel sedere. Non posso prometterti niente finché non saremo lì. Ci risiamo. Ok, Imperatore dei Maghi, sto venendo per te. Posso chiederti una cosa? No, perché ho messo... È una voce troppo femminile per lui, solo che è la sua voce. Ora devo cambiarla un po'. Tu sei quello che era con Shames. Taj, cosa ci fai qui? Sono un messaggero non ufficiale del principe. Ho delle notizie per voi. Notizie? La principessa Crodechild è stata spostata dall'avamposto delle lame all'interno del palazzo imperiale. Cosa? Cosa hai detto? Nei quartieri reali. Vuoi dire dove il Signore dei Maghi... Sì, Lord Anash vuole costringere la principessa Crodechild ad un patto. Lascerebbe cadere le accuse sulle lame se lei accettasse di diventare sua. Diventare sua? Intendi dire sposarlo? Farebbe questo? Accusare ingiustamente le lame per avere la mano di Crodechild? Lord Anash è infatuato della principessa Crodechild, ma non è solo questo il motivo. Come sospetta Azad, vuole che lei assuma la responsabilità di ciò che è accaduto alla fortezza. Fatto questo, assorbirebbe le lame nelle forze del regno e ne farebbe le proprie pedine. Ed è per questo che ha arrestato Crodechild. Che farabutto, non posso permettere che accada. Sarebbe una presa in giro del giuramento che le lame hanno fatto per salvare la loro terra. Questo decide tutto, bisogna fermarlo. Liu, salveremo le lame del velo oscuro e lasceremo il regno. Eh? Non preoccuparti, non voglio smettere di combattere l'ordine. Dobbiamo ancora proteggere il villaggio e mettere fine alle loro malefatte. Ma con il regno abbiamo chiuso. Questa cosiddetta alleanza è diventata una presa in giro. Jerak,
Hai ragione, sono con te. Continuare l'alleanza con il regno non ci porterà niente di buono se trattano così le lame. Asad, cosa farai? Il mio sentiero è chiaro, non avrò più niente a che fare con il regno, ufficiale o no. Ma Asad, e tutti i soldati che combattono al tuo comando? Devo andarmene senza avvertirli. Questo è un fardello che dovrò portare da solo, senza coinvolgerli. Capisco. Fantastico, allora è deciso. Sono contento che la pensiate così. Ora posso riferire il messaggio del principe Shames. Eh? Quando lascerete il regno, vorrebbe che portaste con voi la principessa Manaryl. La principessa? Vuoi dire che il principe sapeva che avremmo lasciato il regno? Sapeva che non avreste appoggiato le strategie del regno che il regno sta usando. Ha ragione. Non mi disturba aiutare la ragazza, ci avevo già pensato in effetti. Ma l'ultima volta che ci ho provato mi hai fermato, ricordi? Questo è vero. Se non lo facciamo ora, Manaryl potrebbe non avere un'altra possibilità di salvezza. Bene allora, accetto la richiesta del principe Shames. Molte grazie. Così abbiamo due principesse da salvare. Dobbiamo agire velocemente prima che ci scoprano. Non abbiamo molto tempo, quindi dovremmo dividerci in due gruppi. Sei pronto per tentare, Jerak? Andiamo. Ah, scusate. Bene, allora chi va dove? Io andrò a salvare Clodecilde e le lame del velo oscuro. Sapevo che l'avresti detto. In questo caso io andrò all'Accademia a prendere Manaryl. Bene, allora quello che ci serve adesso è...